abbiamo appena tagliato il naso di questa terza edizione del Mai Stufato, una rassegna, un festival di strada dedicato al nostro piatto della tradizione, lo stufato alla Sangiovannese, che poi è arricchito di tutta una serie di iniziative collaterali. Quest'anno abbiamo rinnovato la formula, abbiamo concentrato le iniziative, anche gli stand nelle due piazze, anche memori del successo straordinario di questa primavera del Sangiovese. Vedete voi appunto l'effetto che fa, le due piazze, Piazza Cavour e Piazza Masaccio, sono arricchite da stand, musica, dove è possibile mangiare il nostro stufato rielaborato in piatti diversi, e poi anche bere, chiaramente sempre con senso di responsabilità, i giochi per i bambini. Quindi una manifestazione sta sempre più caratterizzandosi per essere una manifestazione diretta a tanti pubblici diversi, soprattutto legata alla nostra tradizione. È un successo, non è una gara, però si punta sempre a migliorare, e quindi quest'anno sono stati inseriti dei nuovi banchi con stufato per celiaci insieme all'Associazione Italiana Celiachia, è stato inserito un banchino dei dolci. Il tempo ci ha voluto bene, perché dalle giornate di ieri oggi si assiste a una giornata meravigliosa e domani sembra sia altrettanto. Gente presente, successo, sì. È tre anni fa abbiamo iniziato questo percorso, appunto quasi per scommessa, invece sta crescendo tantissimo, cioè l'iniziativa di portare al centro del paese il piatto e la tradizione sangiovannese sta funzionando alla grande, lo stufato. Ma non è solo questo, ma è stufato è anche, come potete vedere, un festival, cioè intrattenimento, giochi, musica, bambini, grandi, ci sono un po' tutta la nostra comunità, e non solo, molte persone che vengono da fuori si ritroveranno sia oggi che domani in queste due bellissime piazze sangiovannesi. Ci sono altri aspetti anche che Mai Stufato porta in campo, e tante persone servono ad animare il centro storico e quindi anche a portare un contributo importante alle nostre attività, ma soprattutto anche a trasmettere questo senso di socializzazione, di appartenenza alla nostra comunità, che è un po' il nostro obiettivo e ci ha accompagnato proprio fin dalla nascita.